Chiara Giacobelli, senigallese d'adozione, marchigiana doc e soprattutto scrittrice. Il tuo nuovo libro parla delle Marche. Sì, Le Marche romantiche e misteriose è da poco uscito in libreria per Ciabocchi Editore all'interno della collana Le guide in tasca e racconta 30 personaggi storici, soprattutto legati al mondo della cultura e dell'arte, che erano celebri e importanti nella loro epoca, ma che poi per qualche motivo, un po' per sfortuna, sono finiti nel dimenticatoio e nell'oblio. Quindi come sempre cerco di riportare in vita e ridare luce sia ai personaggi della nostra storia e sia anche ai luoghi delle Marche legati ad essi. Oltre alla tua fantastica penna, i libri sono arricchiti da un apparato fotografico sempre molto ricco e di qualità. Sì, in questo caso le immagini sono molte e sono quasi tutte inedite, scattate per questa pubblicazione da Claudio Ciabocchi, che nasce appunto come fotografo, perché ci interessava illustrare anche i luoghi in cui questi personaggi sono vissuti. E molte foto le abbiamo ottenute anche grazie alla collaborazione dei comuni, che è stata assolutamente preziosa, e quindi per la prima volta ho potuto anche decidere insieme all'editore l'impaginazione, la grafica di un mio libro, il che è stato bello e gratificante. I personaggi che hai scelto, tra i personaggi che hai scelto spiccano molte donne. Sì, allora sono 15 uomini e 15 donne. Le donne in particolar modo sono le più dimenticate in assoluto, o perché pur essendo state delle grandi pittrici o delle grandi attrici o delle mecenati, di fatto la storia spesso viene scritta dagli uomini e quindi sono un po' cadute nel dimenticatoio. È il caso di personaggi come Elisabetta Malatesta da Varano, addirittura condannata alla damnatio memoriae, oppure di Giovanna Garzoni, che è stata la più importante miniaturista del 600 e abbiamo delle stupende opere su di lei. Gli Uffizi ne hanno fatto una grande mostra, però noi la conosciamo ancora poco. Oppure le compagne dei grandi personaggi marchigiani come Olympe Pellissier, che era una cortigiana di Parigi ambitissima, che poi sposò come in una favola Gioacchino Rossini, e Céleste Rare, anche lei parigina, moglie di Gaspare Spontini, che rinacque anche poi come benefattrice dei poveri dopo la morte del consorte, che era molto più grande di lei. Quindi anche tentare di riportare in luce queste donne figlie di, come Giovanna da Montefeltro, senigalliese, figlia di Federico da Montefeltro, che sono un po' state dimenticate. E tu non ti sei limitata a raccontare la loro storia, ma hai vestito veramente i loro panni e ti sei messa nei loro panni e hai fatto un mini romanzo per ciascuno di loro. Sì, diciamo che la caratteristica di questo libro è quello di non aver scritto dei semplici articoli né dei saggi storici, questo tengo a precisarlo, perché pur essendoci una grande ricerca storica dietro e anche il supporto di professori, esperti che conoscono molto bene queste figure, poi la stesura è quella di un romanzo a tutti gli effetti. Ovviamente sono dei piccoli romanzi che ci danno solo un assaggio di questi personaggi, ma lo stile è comunque uno stile intimista dal punto di vista dei personaggi stessi in dei momenti particolari della loro vita, e c'è anche un po' ovviamente di licenza narrativa che mi ha permesso poi di far emergere il lato emotivo e sentimentale di questi uomini e donne che appunto sono vissuti, hanno amato, hanno avuto gioie e dolori come tutti noi. E anche nel nostro territorio ho individuato tre donne e un uomo molto significativi. Allora, sì, per quanto riguarda Senigallia ho scelto appunto, dicevo prima, Giovanna da Montefeltro, che è la figlia di Federico da Montefeltro, una donna coraggiosa che fu molto amata dal popolo, ma che soprattutto viene ricordata per essere stata la mecenate di Raffaello Sanzio. Probabilmente senza di lei Raffaello non sarebbe riuscito a fare la stessa strada.
e c'è anche il quadro della Madonna di Senigallia che è a lei legato, e qui a Senigallia la si ricorda con una manifestazione che è il solenne ingresso, che appunto rappresenta il suo matrimonio. L'altro personaggio di Senigallia è Papa Pio IX, che tutti conosciamo, su cui c'è poco da dire, ma fu uno dei papi più controversi della storia, quindi ho cercato anche di dare vita a quelli che potevano essere i suoi pensieri nei momenti difficili della sua vita. E uscendo un po' nei dintorni, ho parlato ad esempio di Nori de Nobili per quanto riguarda il comune di Trecastelli, che è la pittrice considerata un po' l'Alda Merini della pittura italiana. Lei passò molti anni della sua vita in manicomio, considerata folle. In realtà probabilmente, se fosse stata lasciata più libera e accettata come donna, come artista, come pittrice, tutto questo non sarebbe successo, ma di fatto fu una grandissima artista e oggi c'è un museo che la ricorda. E poi Santa Maria Goretti. Sì, ancora andando ancora un po' più in là, arrivando fino a Corinaldo, uno dei borghi più belli d'Italia, racconto la figura di Santa Maria Goretti non come santa, ma proprio come la ragazzina Maria Goretti che fu vittima di un femminicidio, di una violenza. È uno dei racconti che tra l'altro è uscito anche nell'Huffington Post, perché questi miei racconti traggono spunto da dei lavori che io ho realizzato per l'Huffington Post e che riguardano personaggi di tutta Italia, legati a tutte le regioni, e è sempre uno dei più letti perché comunque il tema della violenza sulle donne è molto sentito. E ecco, infatti una delle cose che tenevo a dire è che non si tratta di personaggi marchigiani, si tratta di personaggi che in qualche modo hanno incrociato la loro strada con le Marche, ma di fatto provengono da tutto il mondo. Chiara, ormai ci conosciamo, io so che non ti fermi mai, quindi dopo questo libro ne arriverà sicuramente un altro. Dici che cosa? Faccio un'anteprima. Allora, dovrebbe uscire ad agosto, se ce la facciamo, 100 cose da sapere e da fare a Pesaro e dintorni, che è il secondo numero di una collana che abbiamo lanciato con il gruppo editoriale Raffaello. Il primo numero, ne abbiamo parlato anche qui, era 100 cose da sapere e da fare a Senigallia, che tra l'altro è andato molto bene, ha venduto tante copie, è piaciuto nonostante eravamo in pieno lockdown, quindi era difficile promuoverlo, e faremo altre presentazioni quest'estate. E poi a Natale uscirà 100 cose da sapere e da fare ad Ancona, perché ovviamente il capoluogo di regione non poteva mancare. Grazie Chiara, a presto. Grazie a voi.